Oggi siamo lieti di ospitare nel nostro istituto il presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra Camassa, e il procuratore generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Bernardo Petralia, che interverranno sul tema della pericolosità dell'adesione giovanile alle organizzazioni mafiose e il ruolo delle donne al loro interno. La manifestazione di oggi nasce da una proposta progettuale presentata da un genitore del nostro istituto e dalla collaborazione con il gruppo Fraterno Sostegno ad Agnese Borsellino e l'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, e anche dalla grande consapevolezza che per combattere l'illegalità diffusa occorre assolutamente intervenire sulle strutture che sono la base della nostra società, cioè la scuola. In qualità di educatori noi abbiamo il dovere di diffondere ai ragazzi la conoscenza di cosa significhi vivere e crescere nella civiltà e nella legalità, soprattutto in un momento in cui in diverse aree del nostro territorio prevalgono degli atteggiamenti basati soprattutto sull'arroganza, sulla prepotenza, sulla corruzione. È fondamentale che la scuola difenda il principio della legalità e dia degli strumenti ai nostri ragazzi per perseguire questo obiettivo. E questo incontro che è stato organizzato dalla scuola locale è un incontro che noi abbiamo gradito, come, perché è un incontro che ha due temi in realtà, non è solo i giovani e la criminalità organizzata, ma i giovani e le donne. Nella mia attività professionale ho avuto a che fare con molte collaboratrici di giustizia donne e anche con mogli di mafiosi, mogli di boss, per cui posso anche ricostruire storicamente alcuni fenomeni. E sarà poi anche interessante vedere un po' il rapporto tra questo, diciamo, questi temi visti dalla criminalità organizzata, sotto il profilo della criminalità organizzata cosa nostra siciliana, e invece come tutto questo si modifica, se si modifica, nell'ambito dell''ndrangheta. Quindi saranno dei temi interessanti, anche perché sono i risvolti poi concreti e gli effetti che la criminalità organizzata determina alla fine sul tessuto sociale, perché quando si parla di giovani si parla di futuro e quindi di quello che sarà creato e potrà cambiare o non cambiare nel nostro prossimo futuro. Beh, quello che oggi è organizzato dall'Istituto di Istruzione Mazzone è un'occasione molto importante, per tante ragioni. Innanzitutto perché si affrontano argomenti di stringente attualità. Il discorso dei giovani e del rapporto tra giovani e 'ndrangheta è molto attuale, molto interessante ed estremamente, come dire, delicato. Se ne è interessata la Procura e il Tribunale per i minorenni di questa terra, se ne è interessata a livello centrale il Consiglio Superiore della Magistratura, per considerare e valorizzare coraggiosi magistrati che hanno avuto come dire, l'obiettivo e il risultato di sottrarre alla potestà dei genitori i figli degli 'ndranghetisti. È un risultato enorme che fa riflettere anche sul contesto in cui queste cose crescono, ma che ha soprattutto un risultato prospettico, che è quello di costruire una gioventù più pronta, più capace, più disponibile e più vicina, una gioventù di grande prossimità verso la legalità, che è l'obiettivo fondamentale del contrasto alle mafie in assoluto, non solo alla 'ndrangheta, ma a cosa nostra. Crescere in un contesto culturale a volte ci fa oggettivamente respirare un'area difficile, complicata, violenta.